Schumacher, possibilidade de fazer aqui o primeiro golo no campeonato português. Piazek adivinhou o lado, ainda toca com a ponta dos dedos na bola, não evita contudo o golo de Schumacher. Il nome Schumacher richiama comunemente la Formula 1. Nel caso di Thiago Maier dos Santos, però, l'accostamento al mondo delle corse non c'entra nulla, così come più celebri Michael e Ralf. Thiago Schumacher infatti è un calciatore e non è neanche di nazionalità tedesca, ma a dispetto della sua chioma bionda è brasiliano ed è lui l'ultimo acquisto dell'Unione Sportiva Agropoli 1921. L'ufficialità non è ancora arrivata, ma la cena offerta dal team manager Nicola Volpe all'entourage del giocatore in un noto locale della città, con tanto di stretta di mano finale, lascia presagire che tutto sia fatto. Classe 1986, Schumacher è un attaccante possente fisicamente, il calciatore che mancava all'Agropoli. La sua carriera è iniziata in patria, nell'Atletico Paranense. Fu portato in Italia dagli osservatori dell'Udinese quando non aveva ancora compiuto 20 anni di età. Per lui anche un prestito ad Ascoli, senza mai scendere in campo, poi di nuovo Udinese e l'esordio in Serie A, il 5 novembre 2006 contro il Livorno. Da lì una lunga serie di peregrinare in tutta Europa, Spagna, Francia, Austria, Ucraina, di nuovo Brasile e poi il Portogallo. In estate era dato per vicino alla Nuorese, poi il trasferimento saltò. Classe 1986, Thiago Schumacher, un giramondo del calcio, cerca ora una nuova vita calcistica ad Agropoli. Як же ж, невпевнено зібрали захисники Дніпра і Освіт.